I'm addicted to you. Hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue. Tempo di concerti e cavalli all'ippodromo di Capannelle, le notti dedicate al rock festival, le serate alla grande ippica, anche del trotto, rinata dalle ceneri di Tor di Valle per presentare nel giorno di San Pietro e Paolo due gran premi di grande spessore, l'Antonio Carena e l'Ettino Triossi, nonostante si corra sempre a mano destra e senza il fascino delle luci artificiali. Per nulla disturbate dalle note e battenti del DJ David Guetta, in scena la notte precedente alle corse, le femmine europee di 4 anni danno vita al gruppo 2 da 55.000 euro, un Carena dal campo numeroso ma che rispetto al pronostico di enorme incertezza mette in scena il dominio di Rodeo Drive OK, guidato con determinazione e precisione da Pietro Gubellini, che entra in dirittura e non lascia scampo a possibili rimonte. La cavalla della scuderia Galla Placidia riscatta l'errore di Trieste a metà giugno e mette in fila le pure ai tanti Radio Freccia Fi e Robinia. Ci prova Radio Freccia Fi, ma ancora 1,5 di margine. Rodeo Drive OK, Rodeo che continua a essere sostenuta da Pietro Gubellini, Rodeo Drive OK che viene a concludere nei confronti di Radio Freccia Fi, che nel finale ha ragione di Robinia. È stata un po' sfortunata le ultime volte, anche come appena detto te a Solvalla ha avuto molta sfortuna, però ha fatto un arrivo eccezionale. Trieste è una corsa da dimenticare, oggi direi che ce l'ho un po' fatta, direi prendere una buona partenza e poi dai, dopo è stato facile. Sicuramente più combattuto è il Triossi, gruppo 1 da oltre 200.000 euro con l'ospite straniero Tiger Woods AS, che non smentisce la fama di specialista sulle corse in senso orario. Reduce dal trionfo nel derby berlinese, il cavallo di Paul Agurt innesca un confronto diretto con l'indigeno Rude Buck e l'outsider Royal Blessed. Ci prova forte Andreghetti, reduce dal chilometro record di Birke in Norvegia, entra per primo ma sulla dirittura l'affondo di Tiger Woods AS e del suo driver Becker non lasciano scampo e a passare secondo sul traguardo c'è anche Pal e il suo Royal Blessed. Rudy Beck sposta la corda a Tiger Woods, all'esterno c'è il numero 4 di Royal Blessed con Tiger Woods che attacca Rudy Beck, Tiger Woods che attacca a fondo, si fa vedere anche Royal Blessed, ma è Tiger Woods che viene a concludere.